Ragazzi, nuovo format di video con Ivo. Ma prima di spiegarvi di che cosa si tratta, dobbiamo raggiungere Ivo, perché neanche Ivo sa di che cosa sto parlando. Valigie fatte. Bra. Prese il pane e rese grasso. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Io vorrei solo dire a Hyundai che non dovevate inventare questo tasto, ragazzi. Mi fate consumare troppa benzina, bastardi! Eccoci! Ivo! Ti spiego, Duvlog. Due vlog. Questo format si chiama Duvlog. Siccome, ragazzi, spesso e volentieri andiamo in giro e spesso e volentieri io e vi filmiamo il video nelle stesse giornate, anche se poi in montaggio è tutto diverso, però nei giorni filmiamo le stesse cose. Quindi ho detto, per differenziare un po' i contenuti e fare in modo che i nostri due canali interagiscano, io ti lascio in un bike park e noi andiamo in un altro. Esatto. Sarà entrambi vloghiamo il primo giorno, ma il primo giorno finisce sul mio canale. Okay. Entrambi vloghiamo il secondo giorno e il secondo video finisce sul canale di Ivo. Perché io pubblico. Ma è ronco. Voi state vedendo questo video lunedì, ma questo mercoledì, se questo video arriva già a 10.000 like, subito questo mercoledì Ivo pubblica la seconda parte di questo Duvlog. Sai perché Duvlog? Perché abbiamo fatto Dupen in Liguria, Dupen in Liguria. Esatto, esatto. Quindi Duvlog è un vloggone lungo spezzato in du. Bello, in du, quindi anche multietnico, no? In du. Che brutta. Che brutta. Ragazzi, stiamo scappando dalla pioggia, sta iniziando a piovere. Partiamo per un weekend di riding in Svizzera. Andiamo a Zurigo. Sigla. Attenzione, quello che state per vedere potrebbe provocarvi forte prurito le mani. Oggi Ivo e Toto assieme fanno un vlog. Oggi Toto e Ivo assieme fanno un vlog. Ma chi filma? Lo vloggo io. E sei pronto? Possiamo. Ma questo è il Duvlog, ragazzi. Allora, ragazzi, ho dovuto rispiegargli due o tre volte a Ivo come funzionava il format di questi video, perché non capisce un c***o come al solito. Adesso siamo diretti a Zurigo, al Zuri Trails, che è un Monza Pizza svizzero, si può dire. Un pochino più piccolo. Giriamo un po' sul duro e domani invece ci dedichiamo un bel po' di trick sull'airbag landing. 4 ore di macchina, la faccia di Ivo esprime già tutto il suo voler guidare queste 4 ore. E poi arriviamo... Presidente? Presidente? Mi raccomando. Solo full spring, se non prendete i full spring andiamo a casa a prenderli. Non mi pagano per dirlo. Sono di merda, vedi qua! Ammazzalo! Distruggi! Sul navigatore di Ivo, cioè da quando siamo partiti è scritto 2 ore e 20 e continua a aumentare. Fate conto che siamo in viaggio, ragazzi, siamo partiti alle 12, sono le 2:06. Mancano ancora 2 ore. Mancano 2 ore. E all'inizio era 2 ore e 20. Ma cazzo, bossi! Ragazzi, mi raccomando, barrette proteiche, biscotti della vita, link in descrizione, codice sconto Faraone per un extra 10% di sconto. Guardalo! Luca, vai, fai vedere la proporzione del rolling, vai lì sotto vicino al cancello. È enorme. La bestia era enorme. Raga, siamo arrivati allo Zuri Trail. Li hai portati i tronchesi? Ah, è così che si entra. Adesso prendiamo il flessibile. Il posto sembra carino. È coperto però, peccato. Ed è chiuso. Però ragazzi, non disperiamo. Noi vorremmo girare qui dentro. Però nel caso ci vada male che non ci aprono questo posto, skatepark. Lì c'è una pump track mega enorme. Quindi ragazzi, adesso abbiamo scritto al proprietario, il detentore delle chiavi del posto, e vediamo se ci caga prima di tutto, se ci fa entrare secondo, se no facciamo qualcos'altro. It's closed today? I don't know, I don't have a key for, okay. For this park. For
2 hours he was here, but maybe he comes back. Ah, okay, I will write him. Yeah. Okay. Ragazzi, abbiamo scritto a uno dei ragazzi che conosciamo del park che ha le chiavi e gli ho scritto se oggi fosse chiuso o aperto, più che altro perché su internet non ho trovato niente, orari, un cavolo. Mi ha risposto, mi ha detto, e no, ma effettivamente il park non ha orari, non ha niente, è aperto quando qualcuno che ha le chiavi è lì. A cazzo proprio, certo. Cioè, tu vieni qua, se c'è qualcuno giri, se no vabbè dai, torniamo a casa, è stato bello, enjoy the process. Enjoy the process. Passare l'ultimo non è facile. Di solito a me non fa impazzire girare nelle pump track tipo lineate così. Non per distare lineate, anzi ben venga che ci siano posti del genere, ma se ci fossero delle pump track così in Italia, cioè piene così di salti e non solo gobbe, per andare veloci sarebbe molto molto più divertente. Ma manca il fiao. Dai, adesso sai cosa facciamo? Ce l'ho. Trenino in tre sulla linea. Trenino d'inghippate sull'ultimo. Tutti belli inghippati, eh. Oh ragazzi, qui vi voglio, eh. Qui. Oh, oh. Madonna che secche! Il trio delle inghippate si è concluso! Obiettivo raggiunto alla perfezione, devo dire. Sono le gobbe più secche della terra queste. Madonna, è conciatissima rispetto a quando sono venuto io. Cioè, fai conto che, sai che colore era una volta? Era gialla come quello là. Ero venuto qui, ragazzi, per un contest. A Freestyle CH si chiamava. Ah, ok. Non conosco. C'erano tipo tre landing, salto da dirt, salto da moto e salto da sci che si incrociavano. Ed era best trick alla fine, un salto solo. E poi ero venuto qua a fare un giro. Tato, fatto da proporti una sfida. No. Quanti più bar spin si riesce sulla pista da race? Vogliamo o no vederti soffrire? Vantaggio, mi tolgo la felpa. Però, oh, siamo gemelli diversi. Da lì fino in fondo quanti bar spin riusciamo? Io sto a sinistra, tu stai a destra, bene? Vabbè, proviamoci, via. Seduti qua, risparmiamo tutte le energie possibili. Come fai? Ma come fai qua? È mio! Ma è impossibile! Ma è impossibile, raga! Giuro che nel mio cervello sembrava più facile lì. È difficilissimo! Quack. Luca, vieni, vieni! Ho il segreto! Ho capito perché non riesci a passare l'ultimo, vieni! C'è il segreto. Praticamente ti rubo il nasino, bel bambino! Adesso senza il nasino vedrai che lo passi. Vai. Dai Luca, che così ti ridò il nasino! Dai! Dai Chicco! Tutto quello che hai! Sai che prima gli abbiamo rubato il nasino! Vieni a riprendere il nasino! Dare il nasino! Il nasino! Abbiamo fatto 3 bar, adesso ci tocchiamo il naso, non sbonk. Ma allora sei fortissimo. Sei fortissimo. Il tipo a cui abbiamo scritto ci ha bustato malamente. Esatto. Quindi non siamo in tassetta. Ma che odio, cazzo. Questi sguardi indiscreti proprio mi stanno su. A dire il vero sembra facile, ma comunque rimane il fatto che mi sto cacando un po' addosso. L'uomo delle inghippate ha colpito ancora. Ma dove cazzo? Non senso niente, raga. Abbiamo elaborato un piano malvagissimo. Adesso faremo ancora un paio di giri nell'altra parte di skate park. Dopo, casualmente, ci troveremo all'interno del park. Ci hanno aperto con le chiavi. Due salti. Due salti. Siamo a provare a saltare su. Oh shit. Mettelo. Dovevi fare te, bar entrare. Si potrebbe fare, bar a salire, bar entrare. No, troppo. Ma no, figa, c'ho i pesi fuori.
Damn, bro! Ah. Eros, lo provi? Piano, 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 basta! Buona! Tanto, una sfida per te. Adesso lo schippiamo in 180. No! Oh, shit! Complimenti, complimenti. Piacere. Ivo, tu? Miracolato. Propongo una cosa io adesso. Vai, propongimi. Allora, hai il benchettino, questo qua lunghissimo. Quindi salire 100 bar. Qui non si vede, ma c'è un bel gradone. È un gradone abbastanza alto. La cosa figa, ragazzi, di Giovanni Skatepark è che tipo puoi applicare un po' le cose a slopestyle. Perché tipo, come sapete, ormai half cab, che è quindi arrivare in fakie sul drop e fare 180 a scendere, lo fanno anche nello slopestyle. È una cosa molto rara da vedere, perché da un drop di 4 metri ti cambi un po' addosso, non è semplice. Esatto, per avvicinarsi a quella roba lì. Lavoro è un lavoro molto duro, ma qualcuno dovrà pur farlo. 100 bar fuori qui e half cab appunto dentro il quartiering. Dovete sapere che il nostro Totone, non essendo abile di Skatepark World, soffre tantissimo di queste strutture qui. Quindi ragazzi, oltre che per la seconda parte sul mio canale, mettete un like per Toto per supportarlo, così magicamente puff fa 100 bar half cab. No. Oh. Sarebbe stato troppo bello first try. Yo! Tocca a te. Tocca io. Buffone, buffone. Io lo faccio in oppo, tra l'altro. Non lo fai la prima, sei solo un cuocora qua. Ma ricorda. Quella madonna. Ah, ma te l'ho detto. Eccolo, eccolo lì. Cioè, di solito sono io che filmo tipo più i video in dirt, quindi trick su salti grossi. Adesso sei tu che fai tutto il video escape. Tutto il video escape, perché i salti sono chiusi. E domani lui invece farà tutto il video sui salti da dirt allo skate, bastardo. Ragazzi, un uccellino mi ha detto che hanno appena aperto il cancello del dirt park. Guarda, guarda. Oh, ragazzi, siamo dentro. Abbiamo trovato il gancio. Ci ha fatto entrare. Cioè, è incredibile. Cioè, sta rampa qui, ragazzi, è veramente alta. Stile Crankworx, devo dire, questa rampa qua. La discesa, ragazzi, non so se rende, eh. Comunque, ragazzi, purtroppo il nostro amico, che non si vuol far riprendere, mi ha concesso di fare giusto un salto. Ciao, faccio il salto più grosso direttamente che c'è in park. Mi cago addosso subito per bene e via. Ma salire sempre sui rolline, se non fanno le scale nazzi, non sono contenti, eh. Ma cazzo è alto? Ma bisogna frenare o no? Quanto cazzo è alto, raga? Non so se frenare o no. Momenti di tensione e paura, no? È solo la velocità che inquieta. La madonna. La madonna. In fondo. Velocità in abbondanza qua proprio. La rampa può essere messa 2 metri indietro, eh. La velocità è come l'apertura. Ad minchiam. Ad minchiam. Ecco, da qua praticamente rende già un po' più l'idea della massivezza della dimensione. Cacciaci sto flippone, così siamo a posto, siamo contenti, dai. A pezzo di merda, non me l'aspettavo. Scusa, non volevo. No, è che ne ho autorizzato uno, ma è partito il secondo. Ah, ecco, scusa, eh. Vabbè, dai. Allora è andata bene che sei riuscito a girare anche il secondo, dai. È perché quando mi sa sono partito, cioè ovviamente ho detto du vlog, du flip, du coglio. Comunque purtroppo il ragazzo che ci ha aperto ha già chiuso, ci ha detto scavalcate pure quando dovete uscire. Ringraziamolo, grazie ragazzo della Svizzera. Grazie, grazie, grazie. Nel video di Ivo ho fatto la cacca. Andiamo a cercare Eros perché io mi sto preoccupando. International, bro. Missione compiuta! Guess I thought that this was meant to last. All'alba di mezzanotte e mezza, ragazzi, siamo arrivati finalmente in hotel. Abbiamo visto un paio di video e adesso ci prepariamo per la giornata di domani, che è ancora più intensa, perché oggi abbiamo un po' cazzeggiato, ad essere sincero. Abbiamo trovato tutto chiuso, siamo arrangiati un po' con le strutture che abbiamo trovato. Cosa importantissima: uno, lasciate un like se non avete ancora. Lasciate un like. Lasciate un like qui sotto se volete vedere questo mercoledì direttamente anche il video di Ivo della giornata di domani, che andiamo a registrare domani. Ma attenzione, vi ricordo che è un do vlog, quindi non sarà solo il video di Ivo, perché
vloggerò anch'io come se fosse un mio video, ma poi verrà montato semplicemente da Ivo. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo doppio vlog, du vlog. Mi sono rotto le palle. Noi adesso ci cambiamo, andiamo a dormire. E domani Kispa, ci svegliamo. Guardate il video Ivo, bastardi.